Magnifico, direi, questo. Grazie. Momento. Sì, abbiamo fatto buona partita oggi. Abbiamo fatto 4 gol in primo tempo. Da inizio noi abbiamo la voglia per vincere questa partita oggi e questi 3 punti sono molto importanti per noi e adesso guardiamo avanti per le prossime partite. Senti, ci racconti un po' il tuo gol, sei stato molto bravo, freddo, preciso. Sì, io sono molto contento perché ho fatto gol dopo tanti mesi, però è importante 3 punti oggi, è per me non è importante chi fa gol, chi no, solo per 3 punti è per me importante. Personalmente però stai vivendo un buon momento, no? Questa è un po' anche una fase della tua rivincita, perché tante sono state le critiche, ora sembra che tu stia bene, stai giocando un buon calcio, hai fatto anche gol. Oh sì, io sempre, tutte le partite io gioco con voglia per vincere tutte le partite, però in qualche momento io gioco non perfetto come prima, adesso io ho fiducia e io gioco molto meglio. Ma cos'è? Hai avuto un problema fisico? No, con fisico io sto bene. Prima sentivo un po' flessore, però adesso io sono bene. Il ballottaggio con Romolo ti sta stimolando un pochino? No, però lui è venuto qui e per me è bene, perché sempre è buono quando qualcuno venire qui e gioca tua posizione, però questo è solo motivazione per lavorare di più. È stata un po' una liberazione il gol di oggi, anche a Firenze c'era stata nel primo tempo un'occasione Immobile che non te l'aveva passata, oggi un po' ti sei tolto di dosso. Sì, in calcio è così, in Firenze non ho fatto, oggi ho fatto questo gol e sono tanto molto contento per questo e andiamo avanti. È stato anche troppo facile oggi per la Lazio. Sì, dal primo tempo, dal primo minuto siamo iniziati bene, abbiamo voglia per vincere oggi e questo è molto importante. Abbiamo vinto tanto duelli dall'inizio e dopo 4-0 primo tempo, secondo tempo, sì, dopo è molto facile. Il fatto che la Lazio si possa giocare il quarto posto con l'Inter invece, uno stimolo in più visto quanto è successo l'anno scorso? Tutti speriamo questo e vediamo. Senti, oggi hai segnato tu, ha segnato anche Lulic, i due quinti del centrocampo. Ieri Inzaghi l'aveva detto in conferenza, ho bisogno anche dei gol dei centrocampisti e degli esterni, sono arrivati puntuali. Sì, i nostri gol mancano in parete. Oggi lui fa gol, anche io, e lui ha aperto 2 gol, e questo è bello. Senti, si è fermata l'Atalanta, la Roma ha perso, e stai guardando la classifica, no? Sorride, poi c'è anche una partita da recuperare. Sì, abbiamo questa partita contro Udinese, speriamo tutte le partite avanti che noi giochiamo andiamo a vincere, solo così noi possiamo guardare avanti. Siete pronti per prendervi la rivincita rispetto all'anno scorso, a ciuffare la Champions? Speriamo tutto questo. Sì. Grazie.